sorta di virtuosismo e dialettico fra il mostro e la procura, la Silvia Della Monica, sostituto procuratore, decise di diffondere una falsa notizia, che è quella del Mainardi vivo e ricoverato in ospedale e parlante. Parlante che aveva indicato probabilmente il nome del mostro. La notizia ovviamente venne concordata con i giornalisti e venne data. Difatti arrivò una chiamata all'ospedale di Empoli dove il Mainardi era stato portato. Una telefonata che chiedeva appunto agli operatori dell'ospedale una voce che chiedeva che nome avesse indicato il Mainardi prima di morire. E, insomma, sembrava aver sortito una efficacia, però poi non ha avuto nessun seguito anche perché gli inquirenti non misero sotto controllo il telefono dell'ospedale e quindi l'operazione fu vana.